Oggi facciamo linguine con cozze e pepe. Vediamo gli ingredienti. Per cominciare, una grande linguina del pastificio Giuseppe a Feltra di Gragnano. Bontà assoluta. Io adoro le linguine, vai giù. Ovviamente le cozze. Erano mezzo chilo, un po' di più, 550 grammi di cozze. Bene, le ho aperte in padella senza mettere assolutamente niente. E dopodiché le ho sgusciate, quindi qui abbiamo le cozze con quello che io chiamo l'acqua santa, è un'acqua molto ma molto saporita, per cui anche nel salare la pasta andateci cuoci cuoci piano piano perché è molto ma molto sapida. Del pepe in grani e da macinare. Il pepe deve essere abbastanza abbondante perché il piatto è tutto basato sulla cozza e sul pepe, come se fosse un'impepata trasferita poi sulle linguine. Avrete anche bisogno di un po' di prezzemolo e un po' d'aglio, due spicchi d'aglio, sono piccoli. Questo è aglio rosso. Come olio? Beh, chiaramente dell'ottimo olio biologico cilentano e cacio bo propi, eh. E ora andiamo ai fornelli. Dimenticavo, un altro ingrediente fondamentale è dell'acqua bollente. Appena salato, quando dico appena salato significa proprio un niente di sale. Incominciamo. Prima operazione, riscaldate la padella. Quando la padella è calda, mettete dei grani di pepe a tostare, la parola giusta. Dopodiché aggiungiamo l'olio, ecco, diciamo 2 cucchiai e mezzo, 3 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, cilentano. Appena l'olio si è un po' riscaldato, caliamo l'aglio. L'aglio deve dare soltanto profumo in questa ricetta. E alla domanda, ma quando cala la pasta? Allora, io la passo una cala. La cuocio qua dentro. Ecco qua. Intanto a emulsionare l'olio con l'acqua bollente, o se l'acqua non è bollente non fate questa operazione, l'acqua deve essere bollente. Dopodiché prendete le vostre linguine e le calate qui dentro. Le fate appena prendere calore. Successivamente incominciate a lavorare con l'acqua calda. A così, oi. Ora dovete cuocere le vostre linguine e appena l'acqua inizia a mancare, irrorate con acqua. Ecco, questa è proprio la temperatura giusta ora dell'olio e dell'acqua. Qui pensate anche, abbiamo l'olio, abbiamo l'acqua e poi l'amido che incomincia a miscelarsi con olio e acqua, quindi una splendida emulsione. Dopo un paio di minuti prendete l'acqua santa e la mettete, chiaramente sarà filtrata, e la mettete in questa splendida emulsione.
la salinità l'abbiamo praticamente assicurata. E ora continuiamo la nostra cottura. Le linguine dai 10 ai 12 minuti. L'amido si sta lentamente scaricando nell'emulsione e questo colore bianco della vostra emulsione è dovuto proprio all'amido delle linguine. Chiaramente non dovete andare a secchezza, eh? Vedete che la linguina è ancora rigida, si sta cuocendo, siamo attorno ai 4 minuti e mezzo di cottura, quindi ce ne vuole ancora un po' di tempo. Quindi chiama e chiama, voi controllate che l'acqua non manchi e se manca l'aggiungete. All'inizio dell'emulsione qualche scoppettio di acqua con l'olio ci sarà, inevitabile, ma con questa temperatura e con questa emulsione l'aggiunta dell'acqua non crea nessuno schioppettio. Ha bisogno di acqua? Acqua, mi raccomando, sempre bollente, perché non deve perdere l'ebollizione. Eccolo qua. Dovrebbe bastare questa per arrivare in fondo alla cottura delle linguine. Perché risottare la pasta? Per raggiungere questa cremosità, vedete questa schiuma bella bianca, questa è cremosissima. Certo, per chi è intollerante all'amido, evitate. Ho appena assaggiato la cottura, siamo ancora un po' indietro. Cremosissima e come sale perfetto. Quindi mi raccomando di salare l'acqua. Qua dentro molto, ma molto poco. Io ho messo proprio un cucchiaino di sale. Tutta la salinità è stata data dall'acqua delle cozze. È il momento di togliere l'aglio, che il suo lavoro l'ha fatto degnamente, e lo ama l'aglio. Ultimo mestolino di acqua, ci siamo quasi. Ecco qua. E ora sì che possiamo calare le cozze, tutte, a sposarsi con le linguine. Ah, mamma mia, è finito. E poi a me piace il prezzemolo, ultimamente non lo taglio nemmeno, ma metterlo proprio a foglia, a fogliolina all'interno, eh? Un po' di prutosino, cioè secco sempre. Ecco qua. E la metto alla fine soltanto per ornare. Ecco qua. Siamo pronti? Impiattiamo. Impiattate fumante. Un po' di pepe macinato sopra, ma pochissimo. E poi un goccino di olio a crudo, chiaro chiaro, così. E ora tutti a tavola e buon appetito. Ma a proposito, si avvicina Natale 2015, quindi buon Natale a tutti quanti. Mangiamo.
Ci siamo. Oi! E hai... Madonna mia. Queste linguine, che sono doppie rispetto alle altre. Senti che hanno lunghezza? Siccome hanno l'archetta, sono chiolone. Per cui una forchettata di questa, guardate. Guardate qua. Ti consola con il mondo. Madonna, però. La cozza. Il muscolo. La forza, la sapidità, va giù. Un mare mucca. Il sapore è quello dell'impepata, perché il pepe c'è, è presente, ma non è invadente. Questo è un piatto consolatorio, eh? Vicino ci vuole un vino bianco di struttura, un greco di tuffo, è l'ideale. Anche un fiano ci andrebbe bene, ma... Qua il greco secondo me colpisce. Ah, bello, deciso. E le cozze, guarda quando ce ne stanno. Con queste cozze ci mangiano due persone. Me lo sono dedicato. È arrivato il granello di pepe, voglio po' un'esplosione di sapore. Geppi, e tu? Ciao ciao, buon Natale!